Ciao fragoline, nuovo video. Ho acquistato per la prima volta da Nabla. È la prima volta che acquisto sul sito di Nabla. L'ultimo acquisto che ho fatto di Nabla è stato su Carlita Shop. Dato che lì mi sono trovata così, ho detto perché non provare a acquistare sul sito ufficiale di Nabla. Però prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina, così non vi perdete neanche un solo video. Seguirmi su Instagram, dove vedete tutte le foto, i video, tutto quello che faccio e quello che non pubblico qui su YouTube. Lasciarmi un bel mi piace e un commentino qua sotto se anche voi avete acquistato da Nabla e cosa avete preso. Vi faccio vedere. Allora, si presenta così, che è molto carina, perché è molto bella la scatola e il pacchettino, praticamente così. Lo apriamo insieme, infatti è sigillato e non l'ho ancora aperto. Ho preso tre cose, non ho voluto esagerare perché ho preso solo quello che mi piaceva e quello che mi interessava. Adesso rompo tutta la confezione. Comunque si presenta così, con la carta. E qua ci sono i prodotti che ho acquistato. Per tre prodotti piccolini, diciamo che una scatola enorme. L'unica cosa che pensavo che davano i campioncini, invece hanno messo due di queste, ma i campioncini non li hanno messi, non so perché. Cioè, la spedizione era gratuita se superavi 50 euro. Io ho superato i 50 euro, ma sono un po' delusa perché i campioncini in teoria non l'ha messi. Di solito quando fai acquisti online o vai nei negozi, i campioncini te le danno sempre. Invece qua no, strano. Vabbè. Comunque, vi faccio vedere cosa ho preso. E lo vedete anche nelle schermate, cioè nel video piccolino. Allora, iniziamo da questa. Iniziamo da questa matita intensa che si chiama Cupid Arrow, fatta così. Adesso ve la faccio vedere meglio. Questo qua, vediamo se c'è. Ah sì, questo è il numero 4. Vi faccio vedere se si vede. Questo è il numero 4 e è Arrow, qualcosa del genere. Lo apriamo insieme, così li swatcho. Allora, il pack è così. Ed è molto carino. Non è male il pack. È una matita che adesso vediamo se dovrebbe girare. Ok. Praticamente tu giri ed esce il prodotto. Ha la punta fatta così. Adesso lo swatcho insieme. Allora, lo swatchiamo con una sola passata. Wow, questo è il colore. Con una sola passata, praticamente è una... è una matita. E se non sbaglio c'era solo il nero, c'era solo questo colore qua. Non è male.
Allora, i prezzi non me li ricordo perché ce li ho nel telefono e dato che sto registrando, comunque non me li ricordo. Ve li metto qua sotto. Questo è il primo acquisto. Passiamo al mascara, che è praticamente questo. Vediamo se c'è il numero. No, non c'è. Comunque si chiama Major, praticamente così, io non so pronunciarlo, comunque è fatto così, la scatolina, vediamo il pack, che bello, questo è il pack e lo scovolino è fatto così. Dato che mi serviva il mascara perché l'ho finito, allora ho voluto provare a prendere questo perché l'altro mascara che avevo provato di Nabla mi sono trovata veramente bene ed era una bomba. Allora, questa volta ho deciso di provare anche questo. Però, se non sbaglio, ho visto che c'era solo questo di mascara. Lo proverò e vi farò sapere. Se non sbaglio è... No, non c'è... Vabbè. Niente. Comunque questo qua, che è molto carino. E se non sbaglio c'era scritto che ti faceva diventare le ciglia molto lunghe. Non lo so, lo provo e vi farò sapere. Che poi da una cosa che volevo prendere siamo passate a tre prodotti. La cosa che volevo prendere, ed era una bomba dopo che l'avevo vista praticamente nelle altre persone che l'avevano comprato, è questa palette, palette di glitter. Allora, è così. Adesso la vediamo insieme. L'ho vista insieme a quelli che hanno comprato questa palette ed era spettacolare, allora ho voluto prenderla anch'io. Si presenta così ed è una bomba. Cioè, ed è così, adesso fa riflesso comunque. Ok, così si vede meglio. C'è. Questa l'ho pagata 25 euro. Se mi ricordo bene. Adesso li swatchiamo insieme così le vediamo, perché poi dopo vorrei fare un trucco e provare. I nomi sono dietro. Uno è Scorpio, l'altro è Muses, credo che si dice così, e l'altro poi c'è Aries e Firmament, 100% vegano. Dietro ci sono i nomi. Scusate se non riesco a farvele vedere meglio nella schermata, ma dato che sto usando l'altro telefono, ma fa cagare, no? Perché le riprese proprio la qualità fa cagare, allora preferirei farle vedere così. E qualcosa nel video piccolino, ma qualcosina perché sinceramente la qualità fa cagare. Dovrei comprarmi la macchina fotografica. Quando la comprerò, la qualità sarà migliore. Ve le faccio vedere così. Se volete vedere praticamente indossato gli ombretti, dovete seguirmi su Instagram che ve li faccio vedere lì. Allora, iniziamo lo swatch perché sono così e sono bellissimi. Poi c'ho questo specchio praticamente. Sono troppo belli. Adesso vediamo se riesco a farveli vedere nell'altro telefono. I colori sono questi. Proviamo a swatcharli. Mamma mia.
Iniziamo da questo. Questo è fatto così, molto bello. Poi facciamo questo qui. Scusate, l'inquadratura. Poi questo qua rosa. Passiamo al viola. Lo metto qui. Vedete, con una sola passata. Ovviamente però dobbiamo vederli anche indossati perché così sulla mano. E poi l'ultimo, che è questo qui. È fatto così. Questi sono i colori che sono molto molto belli. Con una sola passata praticamente. E brillano anche. Troppo belli. Cioè, l'unica pecca che forse o ho pigiato troppo oppure si staccano. Cioè, si prendono troppo. Cioè, prendi troppo prodotto, non lo so. Cioè, sinceramente, come colori non sono niente male. Ovviamente dobbiamo vederli indossati sull'occhio, perché vedendolo così dici wow che belli, poi quando lo metti sull'occhio poi alla fine non si vede niente. Mi succede sempre quando compro qualcosa. Però vi farò sapere se sono davvero buoni e si vede veramente come dicono. Non è male perché sono molto carini. Sia i colori, che mi piacciono molto, e sia anche come è fatta la palettina, perché è praticamente in vetro. Questa era l'unica cosa che volevo prendere. Questa qua mi ricordo che l'ho presa, cioè l'ho pagata 25 euro. Il mascara 15, se non mi sbaglio, però tanto l'avete già visto i prezzi che vi ho messo di fianco, e anche la matita praticamente 15 euro. In totale ho speso 55 euro. 55 euro più o meno ho speso. Se spendevi 50 euro la spedizione era gratuita. L'unica cosa che potevano mettere i campioncini, dato che tutti li mettono, se li mettevano anche loro, almeno provavo qualcosa in più. Volevo prendere i rossetti, però ho detto tanto ne ho fin troppi. Allora alla fine ho deciso di prendere solo il necessario. Infatti il mascara l'ho finito e mi serviva il mascara. Poi, dato che tutti hanno mostrato questa palettina che era troppo bella, ho detto perché non la prendo anch'io per una volta che non acquisto mai da Nabla. Ho voluto provare. Comunque, cioè, wow, sono molto molto belli. Anzi, vediamo se vanno via. E sono tanti brillantini. Infatti adesso avrò la mano piena, piena di brillantini. Non so se mi andranno via. Vabbè, sarò piena di brillantini. Queste sono state i tre acquisti che ho fatto da Nabla. Fatemi sapere se anche voi avete acquistato queste cose o se avete acquistato altre cose e come vi siete trovati. Se mi trovo bene con questi prodotti, ne proverò altri e questa volta acquisterò di nuovo da Nabla perché la spedizione è stata velocissima. Se non sbaglio, ci ha messo 2 giorni, 2/3 giorni, non di più. Infatti, sono stati veloci. Hanno spedito con il BRT.
sono molto stati veloci. Per cui di sicuro acquisterei ancora. Spero che ho detto tutto. Vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanellina, seguirmi su Instagram così almeno vedete anche lì le foto. E un commentino qua sotto e un bel mi piace. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!